Dopo i grandi successi, Andrea Scanzi torna sul palco con un nuovo spettacolo di satira politica, La Sciagura, cronaca di un governo di scappati di casa. 90 minuti di risate amare, informazione e indignazione che partono da un'analisi del percorso politico di Giorgia Meloni. La Sciagura è stata prima un libro e adesso è uno spettacolo. E abbiamo il piacere di averlo con noi, Andrea Scanzi. Eccomi qua, grazie dell'invito. Allora Andrea, hai avvertito il bisogno molto chiaro dopo aver scritto il libro su questo governo che non solo non ritiene all'altezza del ruolo, ma che sia il peggio possibile, corretto? Uno dei peggiori, nel libro e nello spettacolo dico che lo metto nel podio dei tre governi peggiori degli ultimi 30 anni, con i governi Berlusconi e il governo Renzi. Ho visto dal successo del libro, La Sciagura, uscito a novembre, che c'era bisogno di quel libro e secondo me c'era bisogno e c'è bisogno, almeno spero, anche di questo spettacolo. L'ho fatto anche con Renzo Sconi nel 2018, prima delle elezioni, l'ho fatto per il Cazzaro Verde a cavallo tra il 2019 e il 2020, stavolta faccio questo tour molto intenso per tutto maggio, anzi fine aprile, tutto maggio, da qui diciamo alle elezioni europee. Spettacolo satirico, di riflessione, di ironia, di rabbia e anche un po' di malinconia perché la situazione non è esattamente esaltante. Ecco, appunto, volevo chiederti questo. Pietrasanta sarà la data zero, poi ce ne saranno molte altre, anzi sarai praticamente tutti i giorni da qualche parte in giro per l'Italia con il tuo spettacolo. Cominciare da casa, tra virgolette, ha un fascino particolare. Senza dubbio, perché sono toscano e quindi quando mi esibisco in Toscana sono particolarmente felice. La data zero in realtà l'abbiamo fatta a inizio marzo in un locale di Reggio Emilia. E secondo me quella di Pietrasanta del 29 aprile è proprio la data 1, neanche la data zero, la prima data proprio del tour. E abbiamo voluto, io e il Fatto Quotidiano che produce lo spettacolo, scegliere proprio quel contesto perché ci siamo legati, visto che noi del Fatto Quotidiano abbiamo fatto tante volte le feste alla Versiliana in estate, perché è un bellissimo teatro, il Comunale di Pietrasanta, grande, non grandissimo, ma un teatro importante da 500 posti. Volevamo anche un po' valutare sin dall'inizio la risposta del pubblico, che mi sembra positivo perché siamo praticamente sold out a qualche giorno dalla data e credo che sia anche un pubblico molto esigente quello versiliano. E quindi se piacerà lì saremo ancora più forti, visto che come hai detto tu e hai ricordato tu, da quel giorno in poi io ogni giorno sarò su un palco, dal nord al sud senza pause, non sarà facile perché poi parallelamente dovrò continuare con la televisione, col Fatto, con i social, però ti ripeto, voglio essere stanchissimo il 7 e l'8 giugno quando finirà il tour perché secondo me in questa fase storica ne vale la pena di fare uno spettacolo così. Lo capisco perfettamente. Torniamo allo spettacolo che vedremo a Pietrasanta proprio il prossimo 29 aprile alle 21, al Teatro Comunale, come dicevi giustamente tu, sarà un monologo pieno di musica, di satira e non farei sconti a nessuno nel raccontare i tempi che stiamo vivendo. Ti faccio questa domanda. Dove ci possiamo anche mettere, forse in maniera indiretta, gli italiani che in quantomeno a quota di maggioranza hanno, come dire, scelto di farsi governare da questo gruppo di governo? Questa è una bella domanda, anche un po' impopolare rispondere perché rischi di dare la colpa agli italiani e non è la mia chiave di lettura, però nello spettacolo affronto anche quello che mi hai appena chiesto. Sai, l'elettore ha sempre ragione, quindi nel momento in cui vinceva Berlusconi, vinceva Renzi, adesso vince la Meloni, in maniera secca come è successo nel settembre del 2022, uno sta zitto, o per meglio dire, ne prende atto, per fortuna siamo in democrazia, la Meloni è pienamente legittimata a governare. Credo che non sia un bel segnale, credo che molti si siano resi conto di avere sbagliato, anche se la Meloni resta alta, molto meno Salvini. Credo che ci siano tantissimi astenuti, anzi non è che lo credo io, è un dato di fatto, quindi quando si dice che la Meloni ha la maggioranza degli italiani si dice una sciocchezza. La Meloni ha avuto a settembre del 2022 la maggioranza dei pochi che vanno a votare e non è vero neanche quello perché se dall'altra parte si fossero messi tutti insieme la Meloni non avrebbe vinto, però al netto di tutto questo la Meloni è ancora popolare, gli elettori evidentemente si sono lasciati abbindolare, affascinare da quella che è stata l'unica all'opposizione del governo Draghi e lì c'è il primo motivo, il motivo principale della vittoria della Meloni, il fatto di essere stata l'opposizione di un governo che piaceva tantissimo ai giornaloni ma piaceva pochissimo agli italiani, dopodiché nel momento in cui vai al governo, vai al potere, non puoi più soltanto urlare e dire sfasciamo tutto, cambiamo tutto, basta con le mangiatoie, basta con i potenti in Europa, devi governare e secondo me
a un anno e mezzo di distanza dalla nascita di questo governo, la valutazione che io do del governo Meloni è una valutazione molto bassa, sia come competenza, sia come leggi, sia come comunicazione, sia come attenzione alla questione morale, sia come livello. Io credo che sia veramente uno dei governi peggiori, proprio anche a livello di competenza. Io farei fatica a dirti tre nomi di ministri che secondo me meritano di fare i ministri. C'è un livello bassissimo, lo dico anche nello spettacolo. Pensiamo alla cultura in mano a San Giuliano, Lollobrigida, la Santanchè che è ancora ministro, e Indersida, insomma, la Santanchè la si conosce, la conoscete molto bene. È un livello molto basso. Quindi, da uomo di satira, sono particolarmente divertito perché sarà facile fare lo spettacolo. Da cittadino, sono molto preoccupato. È arrivato l'ennesimo, a mio modesto parere, meritatissimo premio nazionale Albero Andronico per l'impegno della divulgazione culturale con l'onestà individuale di chi vuole essere sempre se stesso. Che effetto fa ricevere un premio di questo tipo all'inizio di un percorso come quello che stai per cominciare da lunedì prossimo? Guarda, molti miei colleghi, giornalisti, scrittori, intellettuali, quando gli fanno queste domande dicono: vabbè, sì, è l'ennesimo premio. Io sono sempre contento come un bambino. A me i premi fanno piacere, e non solo per narcisismo, fanno piacere perché sono il coronamento di un percorso che non è facile, perché comunque sì, raggiungi il successo, fai quello che vuoi nella vita, che volevi fare nella vita, però ti prendi anche tante critiche, tante querele, tanti insulti. Quindi il riconoscimento dell'onestà intellettuale è la cosa che mi è piaciuta di più di quel premio lì, perché mi hanno riconosciuto la cosa a cui tengo di più. Posso piacere e non piacere, posso essere condiviso e anche non condiviso, va benissimo, è il ruolo dell'intellettuale. Io ho sempre amato i Gaber e i Pasolini che stavano. Piacevano molto, ma stavano anche molto antipatici da tanti italiani. Io appartengo a quel mondo lì, molto più basso chiaramente, non c'entro niente né con Pasolini né con Gaber, però ecco, vorrei che mi si fosse riconosciuto e che mi si riconoscesse l'onestà intellettuale. Su quella non transigo, è l'unica cosa che so di avere. Poi se sono bravo o non sono bravo, lo decideranno gli spettatori il 29 aprile a Pietrasanta. Voglio chiudere questa chiacchierata, non la chiamerei nemmeno intervista, molto piacevole con te, nel farti una mezza domanda e poi permettimi una mezza battuta, se vuoi. Oltre a diventare il numero uno al mondo nel padel, c'è un sogno nel cassetto, un'opera teatrale, un libro, un progetto fermo in cantiere che ti piacerebbe realizzare, che ancora magari non sei riuscito a realizzare nelle tante soddisfazioni che giustamente hai avuto in carriera? Numero uno nel padel, no, sicuro, perché faccio già fatica a essere 600 in Italia, che è già una posizione che non merito. Diciamo che spero di mantenerla e mi alleno dalla mattina alla sera per invecchiare bene più che altro, e mi diverto, anche se le rabbie sono tante, più a padel che al lavoro. Ma sai, sogno nel cassetto, io ne faccio già troppe di cose, quindi a livello di spettacoli va bene così, perché ho raccontato gli artisti che forse amo di più, da Gabera, De Andrea, a Bennato, ho fatto uno spettacolo sui Pink Floyd, Ivan Graziani, ho scritto un libro con Fossati, quindi ne ho fatte tante di cose. Gli spettacoli satirici che ho fatto e sto facendo mi piacciono tutti e toccando ferro vanno bene. Non lo so onestamente cosa vorrei fare in futuro. Io rispondo sempre a queste domande, vorrei rimanere così, perché so quanto sia labile il successo e quanto sia evanescente la popolarità. E visto che a breve compirò 50 anni e non avrei mai immaginato di arrivarci con questa notorietà, uso questa parolaccia, insomma, la uso tra virgolette, io spero di mantenere la notorietà, la fama, il successo, ma soprattutto la gioia che io provo nello stare sul palco, nello scrivere libri e nell'andare in televisione. Mi basterebbe, tra virgolette, restare come sono oggi. Grazie Andrea, ci vediamo lunedì 29 aprile. Molto volentieri vi aspetto e grazie a voi.